Il 5 giugno del 1944, una camionetta con a bordo un tenente inglese, risaliti i tornanti di Castelnuovo a Volturno, cerca e chiede dell'allora sindaco Vincenzo Martino, imponendo a lui e abitanti del paese l'evacuazione per una imminente disinfestazione. Quando questa cosa è avvenuta, gli abitanti di Castelnuovo erano praticamente appena rientrati nelle loro abitazioni, da cui più volte erano stati evacuati. Questo perché Castelnuovo a Volturno è un piccolo paese, era un piccolo paese, che si arrampica sulle mainarde. La sfortuna di questo paese è che aveva una posizione cruciale in quella che era la linea Gustav, cioè la linea che Kesselring pensava essere quella che dovesse in qualche maniera fermare l'avanzata degli alleati. Ebbene, per questo motivo Castelnuovo fu centro di tanti importanti movimenti dal punto di vista bellico della Seconda Guerra Mondiale, non ultimo punto focale nella riconquista del Monte Marrone, in cui gli alpini piemontesi e i marocchini francesi ebbero un ruolo fondamentale, combatterono e riuscirono a sfondare la linea Gustav proprio sul Monte Marrone, proprio nei pressi di Castelnuovo. Ma proprio quando sembrava che finalmente fosse tornato tutto alla normalità, arriva questo tenente, arriva questo ordine di evacuazione, gli abitanti sono costretti a scendere a valle, a Rocchetta. Le scene che vedranno inizialmente incuriosiscono gli abitanti di Castelnuovo. Vedono una vallata piena di armi, mezzi, militari che avanzano roboanti, rumorosi verso questo centro abitato e lo fanno anche in maniera impressionante, con scoppi, con finte battaglie con esplosioni di bombe. Nessuno capiva bene cosa stesse succedendo, c'era chi asseriva di vedere militari che combattevano, o meglio fingevano di combattere, chi asseriva di vedere di nuovo divise tedesche ormai cacciate, che affrontavano in battaglia gli avversari, chi affermava di vedere però in tutto questo delle cineprese, delle avanzate dietro mezzi cingolati contro un nemico che in realtà non si sapeva dove fosse, da dove venisse. Ma l'apice di questa situazione, di cui nessuno aveva ben capito nulla, avvenne, ci fu il 17 giugno del 1944, quando all'improvviso gli aerei, sorvolando il paese, sganciarono delle bombe e lo rasero al suolo, il campanile, il municipio. Ben più dell'80% del paese fu devastato e i cittadini da Rocchetta dovettero assistere increduli a quello che stava succedendo, senza capire bene in realtà cosa stesse succedendo. Ebbene, si trattava semplicemente di uno sfortunato caso per cui Castelnuovo, per la sua posizione, fu scelto come luogo adatto a girare quelli che venivano detti combat film, no? Quei film che per la propaganda, ovviamente alleata in questo caso, venivano mandati in patria per dimostrare le vittorie e le grandi conquiste che gli eserciti stavano perpetrando. Nel caso di specie la conquista di Monte Marrone significava
lo sfondamento della linea Gustav, quindi un'importante vittoria alleata. Lì dove però in realtà gli alleati, eccetto che per i marocchini francesi che ebbero migliaia di perdite, perché spugnare Monte Marrone in quel, per la sua conformazione proprio geofisica era stato veramente difficile, e tranne gli alpini piemontesi che furono gli unici fisicamente a combattere, gli altri sono stati soltanto attori di questo combat film che ha distrutto sostanzialmente un paese e che ha distrutto ciò che rimaneva della memoria storica dei suoi abitanti.